Nel Rinascimento, per Rodrigo Borgia, come per tutti gli uomini di potere, quello che conta è vincere ad ogni costo e con ogni mezzo. Tutto può rivelarsi un'arma importante da usare. Un pugnale, un ricatto, una promessa, un veleno, una bugia, il denaro, oppure un matrimonio. Rodrigo Borgia, anche prima di divenire Papa Alessandro VI, usò i propri figli come pedine nelle sue mani, senza troppi riguardi alla loro età, al loro sesso, ai loro sentimenti. Lucrezia, più di chiunque altro, ha incarnato i successi e i fallimenti del padre, il quale per lei azzeccò soprattutto l'ultima mossa, quella che la allontanò per sempre da Roma e da lui, per andare alla corte degli Estensi. A 22 anni, Lucrezia Borgia sta per iniziare una nuova vita. Dopo essere stata in pochi anni una duchessa Sforza e poi una principessa Aragona, adesso la giovane più ammirata e temuta d'Europa sta per trasferirsi a Ferrara, in una delle corti più fastose dell'epoca, quella del duca Ercole d'Este e di suo figlio Alfonso. Ma da Ferrara la sua nuova famiglia la fa spiare e studiare. Madonna Lucrezia è così lasciva e sfrontata come si dice. È davvero molto bella e sempre elegante. È vero che è complice dei delitti che si attribuiscono al padre e al terribile fratello. È possibile che sia abile in ogni intrigo al punto di mandare a morte mariti e amanti. I dubbi dei suoi contemporanei accompagnano questa donna ormai da più di 500 anni, dimostrandosi più resistenti di qualsiasi prova contraria e facendo di Lucrezia Borgia una delle icone più affascinanti e torbide di un'epoca affascinante e torbida, il Rinascimento. Chi era davvero Lucrezia Borgia? Per far luce su una figura tra le più controverse della sua epoca, bisogna tener presente non solo il periodo storico in cui visse, ma anche i molti uomini che ne segnarono il destino, in vita e dopo. Papa Alessandro VI, per 11 anni sul trono di Pietro, userà come nessun altro mai i figli per rafforzare il potere della Chiesa e dei Borgia. Cesare Borgia, l'ambizioso secondogenito di Alessandro VI, stupirà il mondo per i suoi inganni e la sua crudeltà, che non risparmiò la sorella. Giovanni Sforza, primo marito di Lucrezia, sposato per ragioni politiche, subirà il divorzio per gli stessi motivi. Sarà lui che, per primo, parlerà di incesti in casa Borgia. Perotto Caldes, paggio di Alessandro VI e padre del primo figlio di Lucrezia. La sua morte violenta alimentò la leggenda nera dei Borgia. Alfonso di Bisceglie, secondo marito di Lucrezia e suo grande amore, avrà un destino tragico, travolto da un cambio d'alleanze voluto dal Papa. Alfonso d'Este, duca di Ferrara, terzo marito di Lucrezia, avrà da lei molti figli e le sopravviverà 15 anni. Pietro Bembo, poeta e umanista, intreccerà a Ferrara un flirt con Lucrezia, di cui restano molte tracce, compresa la gelosia del duca Alfonso.